Se c'è un tema che non deve avere colore politico è il tema della disabilità. Abbiamo intervistato il ministro Locatelli, il ministro delle disabilità, e lo abbiamo compulsato relativamente alle politiche che il governo sta mettendo in campo per fronteggiare tutte le difficoltà che diversamente abili incontrano nel loro vivere quotidiano. L'intervista poi è caduta anche sull'isola di Ischia, sul museo di Villa Arbusto, poi vedrete l'intervista. Il ministro Locatelli ha confermato, ha promesso una propria visita istituzionale presso l'isola di Ischia. Vediamo l'intervista. Ministro, l'attenzione del governo sul tema delle disabilità è molto importante. Qual è lo stato dell'arte in Italia? Beh, insomma, c'è ancora molto da fare. Devo dire che ogni volta però che mi confronto con gli altri paesi posso tranquillamente dire che non siamo secondi a nessuno, perché abbiamo un mondo del terzo settore e dell'associazionismo, posso dire in tutte le nostre regioni, che davvero ha un valore aggiunto, una capacità innovativa, una marcia in più e che ci consente e ci sprona ogni giorno per fare sempre meglio. Diciamo che iniziative come quella di oggi io spero che si possano ripetere anche su tutto il territorio, che possano stimolare anche gli altri, perché dobbiamo sempre tenere presente che la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità in Italia è legge e quei principi sacrosanti devono essere trasmessi dalle istituzioni, ma anche dal mondo privato e dai singoli cittadini. Ecco, oggi appunto si sta tenendo un convegno sul tema della disabilità nei musei. Qual è la reazione? Come si stanno comportando gli enti museali per rendere più inclusivi questi istituti della cultura? Guardi, io sono veramente molto colpita perché ho trovato in tutti i relatori, in tutte le persone che rappresentano oggi anche il Ministero della Cultura, una grande attenzione, non sensibilità, perché quella tante volte l'hanno tutti, però poi non si trasforma in cose concrete. Invece ho trovato una grande attenzione e la capacità di trasformare concretamente in risultati quello che oggi ci stiamo dicendo. Basti pensare al sito di Pompei, al professor Ecco, Rosanti. però sul sito di Pompei siamo interessati, essendo l'emittente campana, qual è il successo che ha ottenuto per certi versi Pompei, la trasformazione per rendere più inclusiva Pompei? Beh, intanto una trasformazione che non è stata invasiva, che ha saputo conciliare, no? Il rispetto per l'opera, diciamo, archeologica, il sito, con il rispetto per la persona, perché comunque tutto deve essere accessibile a tutti. E quindi il grande impegno, lo sforzo che è stato fatto è davvero un modello di intervento. Io so che però ci sono altri esempi nel nostro paese e ringrazio davvero tutti i direttori che sono illuminati e che hanno anche saputo investire in questa fetta importante anche del turismo che deve essere rispettata e garantita. Ultima domanda, sempre in Campania, è salito all'onore della cronaca, all'onore della cronaca, il Museo di Villa Arbusto, l'isola di Ischia, che sta investendo molto in efficientamento energetico, in nuovi piani di rilancio di questa struttura museale. Volendo, com'è possibile investire anche per rendere più inclusivo questo sito? Allora, mi riprometto di andare a visitarlo perché ancora non lo conosco e non sono ancora stata ad Ischia nello specifico. Penso che se c'è la buona volontà e l'attenzione per gli altri si possa fare tutto, affidandosi e confrontandosi continuamente anche con il mondo del terzo settore e dell'associazionismo che può dare le strategie e idee molto concrete per sviluppare i progetti. Perché secondo me la forza vera di tutto quello che ci stiamo dicendo oggi, che stiamo cercando di portare nel nostro paese come modello di intervento, è l'unione tra istituzioni, enti del terzo settore e anche mondo privato, perché no? Però insieme davvero possiamo fare di più.